Però ho fatto tutta la preparazione per cercare di bruciare le tappe, anche perché Jojo si era fatto male, Adrian veniva da una squalifica, quindi per come voleva giocare in mister, lì in mezzo mancava un giocatore. Non dico che mi sono sacrificato, però anche la voglia di giocare in una nuova squadra, non facevo trapelare niente al dottore, quindi è stata una responsabilità mia. E poi a Napoli è andata abbastanza bene, a Lecce, e poi da Lecce in poi si è riacutizzato, diciamo, l'infiammazione all'osso. Però i medici, giustamente, non è colpa dei medici, ma è soltanto colpa mia, perché sulla mia salute le responsabilità sono le mie. Io me ne sono assunte, però a mio discapito, perché poi sono rimasto 2 mesi fermo. Adesso, piano piano, con i medici stiamo cercando di raggiungere la forma migliore per cercare di non fermarmi in più, se Dio vorrà, alle scelte dell'allenatore. Poi per quanto riguarda... Certo, ci terrei a giocare dall'inizio, ma solo per un semplice motivo, che per ora io ringrazio veramente il mister e lo staff, il prof e la società, perché mi stanno gestendo in una maniera molto, molto bella. E quindi io sono un tipo non caldo, però se non gioco mi rode un po'. Però magari sono pure maturato in questo senso, sto capendo che lo fanno per il mio bene. Quindi giocare un po' alla volta, cercare di entrare in forma. A Milano è normale, tutti vorrebbero giocare a Milano. Io sono pronto. Conoscendomi fisicamente, preferisco giocare dall'inizio perché ho più tempo per fare un riscaldamento adeguato con la squadra e giocare dall'inizio. Ho più tempo per entrare subito in partita. Mentre in partita in corso non si sa mai come vanno a finire le partite, se entri in vantaggio o entri in svantaggio. Quindi è un po' un punto interrogativo. Torna d'Agostino, inizia il gioco della Fiorentina. Ti senti questa responsabilità? Ma è una bella responsabilità, che fa divertire i tifosi e far riportare un bel gioco in squadra, anche se è normale, cambia il mister, ne viene uno nuovo, arrivano anche se non tanti giocatori, ma 2 o 3 nuovi giocatori, si cambia mentalità, è normale che il gioco all'inizio latita, si sa. Però siamo sempre lì, perché tutti hanno parlato di crisi, però non ci dimentichiamo che in 5 partite abbiamo fatto 10 punti, o giocando meno o giocando male, ma io ne vedo poche squadre, soprattutto in Italia, che giocano un bellissimo calcio. Vedi il Bari l'anno scorso, era la squadra più in forma, più è quest'anno. Quindi io preferisco in questo momento fare risultati e cercare di prendere autostima della squadra, perché poi ci sono talmente bravi giocatori nella Fiorentina che il gioco viene da solo. È normale che io ho il compito di far girare la squadra, ma l'ho sempre fatto, quindi spero di riuscirci anche qua, anzi di fare meglio, perché la cosa che mi mancava a Udine, oltre a ringraziarli di tutto veramente perché mi hanno dato 4 anni stupendi della mia carriera, forse i più belli, però mi mancava l'entusiasmo, mi mancava l'adrenalina, mi mancava sentire il pubblico che ti incita. E qui, oltre ad esserci, oltre a mettere le mie qualità, penso che assemblare le due cose, conoscendomi caratterialmente, mi può fare anche molto, molto, molto meglio rispetto a Udine. E sul discorso della nazionale? Rispetto alla nazionale, io ho una mia idea. Ho una mia idea. Secondo me chi nasce nel proprio paese deve giocare per il proprio paese. Però nel 2010 con il calcio moderno, con una mentalità più aperta, non lo condivido. Sì, però se tu andavi 40 anni fa in Germania e proponevi una cosa del genere, non so come poteva andare a finire. Quindi diciamo nell'era moderna ci sta. Paura secondo me nel calcio non esiste, nel senso che giochi a calcio, ti diverti, cerchi di vincere tutte le partite, poi se perdi va bene, però almeno esci dal campo con la coscienza pulita nel dire sono stati più bravi, non siamo stati noi meno bravi di loro, oppure è colpa nostra se abbiamo perso. Questo non mi piace. Sì, perché se vai a Milano e giochi con la paura ne prendi 8, come stanno adesso. Se vai a Milano e li affronti con la consapevolezza che sono una grande squadra, però noi non siamo, diciamo, l'ultima arrivata, ma siamo la Fiorentina, far pesare la nostra maglia anche ai giocatori avversari, perché io penso che anche loro ci rispettino. Quindi far capire che noi siamo forti, noi che abbiamo paura. Gol ne ha fatto. No, sì, però gol sì. Però giocare in quello stadio rimangono sempre bei ricordi, perché giochi contro una grande squadra, uno degli stadi più belli al mondo, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita.